Una giornata che entrerà nella storia della Chiesa, interamente dedicata a Papa Wojtyla. La beatificazione di Papa Giovanni Paolo II è stata accolta con entusiasmo anche a Nazareth, luogo che vide, 11 anni fa, il passaggio dello stesso pontefice, nel corso del suo viaggio apostolico in Terra Santa. La serata dedicata a Papa Wojtyla, dal titolo Totus Tuus, si è tenuta nella Basilica dell'Annunciazione ed è stata introdotta dal saluto del padre guardiano, Riccardo Bustos, che ha anche inaugurato ufficialmente la mostra dedicata proprio alla figura di Papa Giovanni Paolo II, prima di lasciare la parola a Monsignor Boulos Marcuzzo. Assolutamente una giornata bellissima che noi abbiamo vissuto nella gioia, anzi nell'entusiasmo qui in Terra Santa, in modo particolare a Nazareth, nelle parrocchie, a Gerusalemme. E questa sera anche qui nella Basilica, sotto la Basilica dell'Annunciazione, una giornata che abbiamo vissuto anche nella gratitudine al Signore per questo dono che ci ha fatto, il dono della beatificazione di una persona, di un Papa che abbiamo tanto amato e che abbiamo conosciuto, che abbiamo sentito, ascoltato e che vogliamo anche seguire. Nel corso della serata, animata dalle comunità Shalom e New Life, è stato proiettato un filmato che ripercorreva la vita del pontefice polacco, dall'elezione al soglio pontificio, sino all'iscrizione nell'elenco dei beati della Chiesa Cattolica. Se mi sbaglio mi corrigerete. Non sono mancati inoltre momenti di commozione, quando sono stati ripercorsi gli eventi più lieti del pontificato di Papa Wojtyla, tra cui i numerosi viaggi apostolici effettuati in tutto il mondo e gli incontri con i bambini e i giovani, verso cui Papa Wojtyla aveva un particolare occhio di riguardo, ma anche quelli più bui, come l'attentato ad opera di Ali Agca e la malattia che lo colpì sul finire della sua vita. Ai nostri microfoni Monsignor Boulos Marcuzzo, vicario patriarcale in Israele, che ha avuto l'onore di conoscere personalmente Giovanni Paolo II. Il 27 di giugno dell'86 fui invitato ad andare con altri sacerdoti a concelebrare con il Papa. Dopo la messa, naturalmente, il Santo Padre passa, saluta tutti, dà a ciascuno un rosario e ciascuno fa un piccolo dialogo di qualche secondo, di mezzo minuto con lui. Io gli ho chiesto: Santità, io sono un sacerdote della Terra Santa e ritornerò a Beggiala, in seminario vicino a Gerusalemme, dove cercherò di lavorare per la formazione dei sacerdoti. Mi dica una parola da portare agli amici di Terra Santa, agli abitanti di Terra Santa e ai sacerdoti. E mi disse: è facile, è la frase più bella del Vangelo. Quale santità? E mi disse: e il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi. Alla serata hanno partecipato anche numerosi pellegrini di nazionalità polacca, molto legati alla figura di Papa Wojtyla, non solo per la sua grande umanità e attaccamento al popolo polacco, ma anche per quanto fece concretamente per la libertà della stessa Polonia. Io penso che abbiamo potuto vedere questo a Roma, queste bandiere polacche, milioni di polacchi che c'erano, anche qui reazione dei miei compaesani, una giornata grande per questi che hanno fede e vogliono bene per la gente, perché un uomo che è diventato uno simbolo di cose buone, di bene per l'umanità, è diventato beato, è famoso per tutto il mondo, è uno simbolo non solo per noi, ma per tutto il mondo. E penso che questo giorno può incoraggiare ciascuno di noi per essere buono e portare questo bene per i tutti davanti.